Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dei disturbi dell'umore correlati al diabete. Ma prima, io mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina al terzo anno e sono diabetico di tipo 1 da più di 15 anni. Ma prima di venire a noi, ricordati di iscriverti al canale, attivare la campanella e farti un giro sul canale perché la maggior parte di voi guarda i video ma non sono iscritti e dato che potrebbero essere utili alcuni video sul canale, dato che puoi trovare informazioni riguardo i sensori, il diabete allo sport, il diabete all'alimentazione, video come questo, ma anche molto altro. Ora, veniamo a noi. Il legame tra disturbi dell'umore e il diabete è noto almeno dagli anni 50. Tra i disturbi dell'umore, sicuramente il più noto, o perlomeno quello conosciuto di nome, poi di fatto meno, ma di nome quello conosciuto di più, è sicuramente la depressione. Non è altro che, non è una semplice tristezza, ma è più, se vogliamo, possiamo indurla verso più un'apatia generalizzata, incapacità di provare gioia o sentimenti, irritabilità, perdita dell'appetito, incremento d'ansia, nervosismo e sensi di colpa. Per quanto riguarda la depressione, è noto anche la correlazione che vi è tra una persona sana, senza quindi alcuna malattia, e un aumentato invece incidenza di depressione in tutte quelle persone che soffrono di patologie croniche. Questo può essere dovuto a diversi fattori, come ad esempio lo stress dovuto alla gestione della terapia, oppure gli eventuali rischi correlati alla malattia. Oltre alla depressione, il diabete facilita l'insorgere di altri disturbi, quali ad esempio ansia e disturbi alimentari, che potranno quindi influire poi direttamente su quella che è la gestione della glicemia. Ad esempio, l'ansia e lo stress possono aggiungere valori elevati, per i quali poi diventa difficile gestire la glicemia. Vi ho già fatto l'esempio dello stress, che qua gli ormoni poi scatena una situazione molto stressante per l'individuo e come questi poi agiscono nel aumentare le glicemie. Un discorso a parte invece riguarda tutti quelli che sono i genitori di bambini o bambine diabetiche o diabetici che possono invece necessitare di un supporto di tipo psicologico. Però cioè, è un discorso a parte rispetto a quello del malato cronico che invece soffre in prima persona di disturbi dell'umore. Tra i sintomi dell'ansia troviamo difficoltà a prendere sonno, irrequietezza, tensione muscolare, elevata affaticabilità. Inoltre possono derivare da problemi riguardanti la sfera del controllo, ovvero, come dicevo prima, il mantenere sotto controllo la terapia farmacologica, ma non solo, quindi non è semplicemente il fare l'iniezione di insulina o comunque usare il microinfusore, una volta era, se volete, pungersi il dito per misurare le glicemie con le strisce reattive, ora per fortuna abbiamo dei sensori, ma è anche ad esempio l'alimentazione, quanto si mangia, controllare il peso del cibo che si mangia, quali alimenti posso mangiare, quali non posso mangiare, cosa fare se trovarmi in una situazione fuori di casa, per cui se mi trovo fuori di casa e le mie amiche o amici vanno a fare aperitivo, cosa faccio? Boh, mangio, non mangio, bevo l'acqua, non mangio niente, come organizzarsi con l'attività fisica? Posso farla, non posso farla, devo lavorare. Tutti questi insieme possono poi contribuire a determinare un aumento di quello che è l'ansia nell'individuo. Allo stesso modo, queste persone hanno poi una maggiore difficoltà, se vogliamo, ad accettare quelle che sono le a volte variabili fisiologiche dell'andamento delle glicemie, ma quindi anche della terapia. Per cui, come vi ho già raccontato, ci sono glicemie alte a caso, dovuti a sbalzi ormonali, che possono essere dovuti all'età perché siamo durante l'adolescenza, perché possono essere dovuti a una particolare situazione che stiamo vivendo in quel momento lì, perché può essere dovuto a un elevato e intenso sforzo fisico, quindi una serie di fattori, possono quindi contribuire ad aumentare e abbassare la glicemia e in questo caso potrebbe contribuire ad aumentare quello che è il senso d'ansia e di, se vogliamo, impotenza nei confronti della malattia. Un altro aspetto importante è il tema legato alla dipendenza, cioè essere insulino dipendenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che io per sopravvivere necessito dell'insulina. Ora, non sempre questa cosa è chiara o la si vuole accettare a livello inconscio, per cui ci possono essere glicemie molto molto elevate. Conosco gente che
conosco, perlomeno ho sentito storie in diabetologia di ragazze che facevano finta di non averla praticamente il diabete, quindi mangiavano senza fare l'insulina, proprio perché non volevano sentirsi ricordare di essere diabetici. Cioè, è un po' una fuga da quello che è la percezione della malattia. Non voglio sentirmi diverso, malato, una persona che ha bisogno quindi di aiuto, che dipende da qualcun altro. In questi casi si cerca sempre di analizzare quelli che sono i sentimenti e le emozioni e le idee dell'individuo per capire se vi è più un aspetto di rabbia, che rabbia un po' generalizzata, non espressa contro una singola persona, ma riguardante la malattia, ma su cui non si può fare in senso pratico nulla, sentimenti, come ci si approccia nei confronti della malattia. E in generale si va quindi a svolgere quello che è un percorso educativo volto appunto a, se vogliamo, l'accettazione di questi fattori, qualora invece non fossero stati precedentemente accettati o, se vogliamo, presi per buoni, perché non a volte vi è la convinzione del no, no, ma io posso curarmi sempre senza insulina, che è oggettivamente una cavolata. Cui, grazie a questo percorso, si cerca quindi di quelli che sono le. Si cerca di affrontare quelli che sono paure, ansie, difficoltà in quello che è la terapia del diabetico per superare appunto questi ostacoli. Questo è molto importante perché, come ben saprete, il diabete necessita di un'adesione alla terapia. Con adesione alla terapia significa seguire quello che viene detto dal medico, magari non per forza in modo schematico, per cui è solo così, va solo quell'unità lì, magari può essere anche adattabile a seconda appunto delle esigenze, attività che uno va a fare, perché una giornata magari libera che vuole uno fare una passeggiata in montagna o da qualche parte, e quindi se prende una giornata libera, ad esempio la domenica, sarà diversa da una giornata magari passata per me in università piuttosto che in un ufficio a lavorare, e cambia molto anche a seconda del tipo di lavoro che fa. Se uno fa un lavoro ad esempio il cameriere, con un lavoro in cui si sta sempre in piedi e ci si muove, sarà diverso che non fare un lavoro dietro la scrivania, per cui a seconda poi dei vari individui, dei tempi della malattia, da come procede poi la malattia, come è gestito, quanto si mangia, lo stile di vita, si adegueranno quelle che poi sono le varie unità di insulina da paziente a paziente. Ora mi rendo conto di essere stato molto, se vogliamo, generale su questo argomento, ma è un argomento molto complesso che dovrebbe essere affrontato da uno psicoterapeuta e non da me, che sono sempre studente di medicina che vi riporta solo qualche tema che magari ha sentito in classe, in università o in diabetologia. Quindi, per evitare di dirvi cavolate, mi fermo qui, vi do solo quindi questa infarinatura generale. Poi sicuramente la vostra diabetologia sapranno come indicarvi un percorso di cura migliore e adatto a voi. Io spero di averti detto tutto. Per dubbi, domande, perplessità ci sono i commenti. Poi ricordati pure se vorresti che un tema in particolare venisse approfondito, di nuovo i commenti. Per il resto iscriviti, ricorda di attivare la campanella, metti mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!